Preannunciato, è già arrivata la replica del nostro concittadino, del mio personale amico Maurizio Gianfranco, la replica al sindaco Morini per quanto affermato in risposta alle sue segnalazioni. La verità fa male. Ecco, intanto prego la nostra regia di mandare in onda, ciao. Cioè, ci sono delle immagini che riguardano anatri in miniatura, ecco là. L'attività, oltre all'articolo, ci sono delle foto che fanno un po' capire quella che è l'attività, diciamo, un'attività, un hobby molto importante, diciamo, che ha lo stesso Maurizio Gianfranco, che rende onore alla nostra città. Lo capirete mentre leggo, chiaramente, per quale motivo ho bisogno di illustrarvi queste foto. La verità fa male e la risentita nota del sindaco in riferimento alla mancata commemorazione dei caduti nel centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale ne sottolinea l'imbarazzo che si manifesta soprattutto nell'evitare di fare il mio nome. Questa è la risposta di Maurizio Gianfroca all'intervento di ieri del sindaco Morini. Nel suo intervento, continua Gianfroca, il sindaco si augura che ci siano persone volenterose per la città. E allora, caro sindaco, ha sbagliato persona. Lei dimentica quello che io, Maurizio Gianfroca, semplice cittadino, ho fatto per Alatri. Parlo di Alatri in miniatura, con 34 associazioni unite per uno scopo benefico che ha portato ai banchi alimentari 4.800 euro. Lei dimentica, sempre Gianfrocca si rivolge al sindaco, risponde al sindaco, lei dimentica lo sforzo che ho sostenuto nel tenere 5 anni, lo ripeto, ecco lo sforzo che Maurizio Gianfrocca ha sostenuto nel tenere 5 anni, per ben 5 anni, una mostra permanente pur di offrire un'immagine positiva ai visitatori di Alatri. Intanto stiamo vedendo appunto le locandine che hanno caratterizzato questa iniziativa del calendario dedicato all'Alatri in miniatura, che con orgoglio affermo, chiaramente ribadisco che è stata una mia idea. Ecco, io suggerii allo stesso Maurizio Gianfrocca di realizzare, ecco, di collaborare per realizzare un calendario. Questo calendario è stato realizzato appunto nel 2014. Insieme al calendario, insieme alla diffusione del calendario, insieme alla raccolta dei fondi per i banchi alimentari, con questo risultato di 4.800 euro raccolti e quindi distribuiti ai banchi alimentari della città di Alatri, ecco, realizzammo insieme a Maurizio Gianfrocca anche questa serie di eventi, ecco, con il coinvolgimento di ben 34 associazioni, venne realizzata, diciamo, una serie di eventi che a partire dal mese di novembre del 2013, praticamente arrivò fino al gennaio, la fine di gennaio 2014, ecco, proprio a supporto della raccolta dei fondi destinati ai banchi alimentari. Ecco, queste locandine, ci tengo anche a dirlo, sono state realizzate dal nostro comune amico Angelo Bianchi. Qui vedete come sono caratterizzanti, diciamo, di questa manifestazione benefica del calendario di Alatri in miniatura. Ebbene, continuo però nel leggere quella che è stata la risposta di Maurizio Gianfrocca al sindaco Giuseppe Morini. Lei dimentica che non più di qualche mese fa mi consegna un attestato per aver contribuito ad attrarre 5.000 visitatori nel Cineauditorium. Lei dimentica che ha portato le mie riproduzioni di Alatri in tutta Italia e anche oltre. Lei dimentica tutti i miei interventi tesi alla formulazione di proposte sui tributi comunali, sulla necessità di acquistare il Politeama, così come lei si è impegnato a fare in una delibera consiliare. Sullo sviluppo del turismo, sulla necessità di intervenire sui nostri monumenti, sulle pubbliche affissioni, sul fenomeno Frosinone Inada a sfruttare ed altri verso i quali ha mostrato solo indifferenza. Lei dimentica, continua Maurizio Gianfrocca, troppe cose, sindaco. Sarà forse dato dal fatto di essere sindaco di un comune dimenticato. Lei dimentica anche, sindaco, che nel ballottaggio io appoggiai purtroppo la sua candidatura. Tutte cose, caro sindaco, che non vanno dimenticate. E se qualcuno come me, continua Gianfrocca, evidenzia le criticità di una città, non se ne deve avere a male, ma deve lavorare, ripeto, ecco, deve lavorare l'amministrazione comunale per eliminare queste criticità. La politica è questa, è dialettica, è confronto, non è né rancore né permalosità, non lo dimentichi. Questa è, diciamo, la conclusione dell'intervento con il quale Maurizio Gianfrocca ha replicato chiaramente alle parole del sindaco, che per molti aspetti anch'io ritengo chiaramente inopportune e non adeguate, diciamo, a quelle che in fondo erano le segnalazioni fatte a Maurizio Gianfrocca, appunto, per ultimo sul problema del centenario.
mancata celebrazione del centenario della guerra, prima guerra mondiale, inizio della prima guerra mondiale, per altri versi invece riguardavano aspetti e criticità della nostra città. Ecco, se possiamo anche mandare in onda quelle immagini che ritraggono la cerimonia finale di Alatri in miniatura, sono sempre nella stessa cartella contenente le locandine. Ecco, vorrei proprio mostrare quella che è stata un po' la conclusione di questo intervento, quindi un intervento nato, lo ripeto, in seguito a una proposta che feci a Maurizio Gianfrocca. Questo è il video della Sante Africa, sto parlando sempre di Alatri in miniatura, che abbiamo qualche difficoltà, perdonateci, d'altronde anche le emittenti a livello nazionale spesso hanno difficoltà, diciamo, a mandare in onda filmati o foto. Va bene, se non abbiamo la possibilità, magari passo ad altri argomenti. Ancora un po' di pazienza. Ecco, le immagini comunque rappresentano, queste immagini che vorrei far vedere, rappresentano proprio la cerimonia di consegna di quelle che sono stati simboliche, ovviamente poi ci siamo organizzati con Maurizio Gianfrocca per mettere banche alimentari. Ecco, questi sono i locali di Musica Polis, questa è la cerimonia nel corso della quale chiaramente è stato ufficializzato il risultato raggiunto da Alatri in miniatura. Ecco, Maurizio Gianfrocca, per chi non lo conoscesse, chiaramente è lui l'artista che ha realizzato gli splendidi plastici. Questo è l'assegno simbolico chiaramente che indica la cifra raccolta, 4.800 euro raccolta a favore dei banchi alimentari della città di Alatri. Ed ancora, ecco, questi erano rappresentanti delle associazioni che hanno partecipato chiaramente alla raccolta, presenti in sala proprio per assistere all'ufficializzazione di questo risultato. E durante questa cerimonia chiaramente hanno preso la parola il consigliere delegato alla cultura Carlo Fantini, così come era presente il padre Maurizio, chiaramente, che simbolicamente ha raccolto a nome di tutti i banchi alimentari questo simbolico assegno. Con questa cerimonia chiaramente che ha reso onore a questa manifestazione, è stata possibile anche realizzare questa cerimonia grazie all'aiuto di Mauro Marzolini, il nostro presentatore. Ecco, molti degli eventi di questa manifestazione sono stati presentati da lui, che chiaramente a titolo gratuito. Ecco Maurizio, chiaramente, che ha illustrato, ha dato quelle che sono dette, o meglio, perché stiamo parlando di qualcosa che è avvenuto circa un anno fa. Il presidente Fausto Lisi anche ebbe parole di ringraziamento per tutti i partecipanti all'iniziativa. Anch'io ho svolto la mia piccola parte ringraziando tutti i presenti. E questa invece è Marilena Lepori, una delle rappresentanti delle associazioni, che ha preso la parola a nome delle associazioni per chiaramente ringraziare, diciamo, coloro che si erano fatti promotori. Ecco il vice sindaco Fabio Di Fabio. Vedete, insomma, come ci sia stata la massima ufficializzazione, il massimo tentativo di coinvolgere più soggetti, oltre agli amministratori, anche i rappresentanti delle numerose associazioni, chiaramente, della città di Alatri. Quindi una manifestazione che ha avuto un grande successo, una manifestazione che dimostra come le parole del sindaco in questa replica chiaramente siano state del tutto inopportune, perché ha parlato in malo modo, secondo me ha risposto in malo modo a una persona come Maurizio Gianfrocca, che si è impegnata moltissimo in passato, ed è impegnato nel presente proprio per migliorare le condizioni di vita della nostra città, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista sociale. Grazie, anzi approfitto per rivolgere anche io un ringraziamento a Maurizio Gianfrocca. E andiamo avanti, è una notizia molto particolare, è un anniversario tristissimo.